Noi riteniamo che le demolizioni non siano la strada giusta. Noi riteniamo che la strada giusta sia sanare il sanabile, recuperare quello che lo Stato in 50 anni ha fatto costruire, perché senza la connivenza dello Stato l'abusivismo edilizio non ci sarebbe stato. Questo penso che sia chiaro a tutti, perché se lo Stato applica le leggi vigenti, cioè dove scatta la denuncia c'è la successiva ordinanza di demolizione, perché lo recita il testo unico dell'edilizia, e se quella demolizione il sindaco e l'ufficio tecnico la mettono in esecuzione, l'abusivismo edilizio dall'oggi al domani viene raso al suolo e dall'oggi al domani viene frenato. Quindi lo Stato ha voluto che gli italiani, in maggior parte al sud Italia, al centro sud, perché io sono presidente dell'associazione nazionale Io Abito, che fa sede a Palermo, e noi, per noi del centro sud ci sta questo gap col nord, che noi per arrivare al diritto alla casa, che è un diritto costituzionalmente riconosciuto, abbiamo dovuto incorrere in un'illegalità, ma quell'illegalità l'ha indotta lo Stato, perché se lo Stato avesse fatto i piani regolatori laddove ci sono leggi dello Stato che dicono che i comuni che non si dotano di piani regolatori dal loro insediamento passato 18 mesi devono essere commissariati, ne trovi nemmeno uno di comuni commissariati, eppure in Campania solo 16 comuni su 590 sono in regola con i piani regolatori.